In archivio quindi gara 1 della finale playoff tra Pistoia e Torino, la vittoria per 67 a 61 che ha visto gli uomini di Nicola Brienza giocare una partita molto tosta, con grande determinazione, con grande attenzione difensiva. Abbiamo visto anche l'emozione della squadra biancorossa nel primo quarto, attanagliare un po' tutto il gruppo, tantissima gente al palazzetto, si parla di 3.270 presenze con 70 tifosi arrivati dal Piemonte. Monte, quindi una gara in cui Pistoia ha dovuto sciogliersi, ha dovuto capire come affrontare una formazione così determinata, così fisica come quella torinese, che di contro non si aspettava una difesa come quella di Pistoia. Si affrontavano il miglior attacco della Serie A2, quella appunto di Torino, contro la miglior difesa di Pistoia. In gara 1 ha avuto la meglio la difesa biancorossa. Vedremo lunedì sera che cosa ci aspetta. Pistoia naturalmente deve a questo punto tentare di portare a 2 la sfida per andare a Torino con 3 match point e provare a chiuderla per conquistare un sogno, quello di tutta la città, per tornare dopo 10 anni esatti in Serie A. Una sfida che sarà molto molto equilibrata dall'inizio alla fine. Abbiamo visto anche gli americani in difficoltà, che però hanno tirato fuori dal cilindro i loro conigli, da una parte Mayfield, da una parte Copeland negli ultimi minuti. Bene Varnado.